Preparo farina, uovo e pan grattato e le mie belle bistecchine di cavolfiore, cavolfiore spesso un dito. Li ho passati prima nella farina, nell'uovo e poi nel pan grattato. Ho aggiunto curcuma, pepe, sale. Adesso vado a inserire la teglia nel kit forno preriscaldato. Fatto! Fiamma alta per 20 minuti, fornello medio. Dopo aver aggiunto un filino d'olio e passati 20 minuti, lascio la fiamma al minimo per 6-7 minuti e poi spengo. Cotolette di cavolfiore panate con insalatina, ricetta di Benedetta Rossi, fatte nel kit forno sul fornello e non al forno.